Graziano Artese. Sì, ciao Antonio. Benvenuto nella 126. Grazie. Ci mettiamo pure la cinta? Certo. Se no ci dicono male. Allacciamo le cinture. Allacciamo le cinture. Grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Innanzitutto so che c'è queste importanti iniziative all'oratorio, certo, Giuseppe, di cui ti occupi? Certo, di cui do un contributo insieme. Partiamo. Sì, un contributo insieme a tantissime altre persone che hanno deciso di... in via Trignina. Via Trignina. Adesso ci andiamo. Sì, perfetto. Un'iniziativa della parrocchia San Giuseppe, sì, che ha l'obiettivo di coinvolgere i ragazzi, dare un'offerta di formativa, di tenerli insieme in un periodo difficile quale quello di oggi. Certo, supportare le famiglie. Quali sono i corsi che... Noi abbiamo scoperto, l'attività, diciamo, sì, che noi abbiamo scoperto, noi abbiamo scoperto da un po' di anni che i ragazzi non impiegano il tempo libero giusto per impiegarlo, hanno bisogno di un'attività. Certo. E allora un po' ci siamo inventati un luogo per i giochi, due volte a settimana, dalle 16.30 alle ore 18. Si è inventati un po' un corso di danza, no? Chiamato proprio History Dance, che si fa il lunedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Un corso di chitarra molto semplice, base, proprio avvicinare i ragazzi allo strumento. Ma anche la possibilità di fare i compiti, per esempio il supporto fatto dopo scuola, quello che una volta si chiamava dopo scuola. Sì, 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 se un ragazzo ha un deficit in modo particolare su qualche argomento, no, là deve andare necessariamente, certo, a delle ripetizioni. Supporto, l'idea è questa: i ragazzi vengono, tirano fuori il loro diario e con loro ci sono delle persone che le aiutano a fare i compiti per il giorno dopo. Quindi è uno stimolo. Semplice. Poi l'anno scorso hai fatto anche dei corsi di video, uno l'ho fatto io con il giornalismo. La cosa che più ci affascina è come puoi interagire con i ragazzi che fanno il primo superiore, terza media. E allora là è più grandicelle, quindi... Da che età si può? Diciamo così, che noi ci occupiamo dei ragazzi dalla terza elementare, insomma, per i più grandi poi c'è un corso di teatro, molto bello, che inizierà a metà novembre, insieme a un corso di giornalismo, con proprio la testata Cittanet, senza l'acqua.net. Grazie, grazie per averci preferito. E poi un corso di video, e quest'anno avremo due novità abbastanza importanti. Uno sulla fotografia, un corso, sì, di fotografia, e un altro corso che è un po' l'inserimento sul mondo del lavoro, proprio chiamato così, la programmazione neurolinguistica, la PNL, applicata ai giovani, per capire un po' la propria strada, un po' i propri punti. Aiutare a fare delle scelte. A fare delle scelte. Bene. Quando inizieranno o già sono attivi? Allora no, l'oratorio è già aperto, è già funzionante. Per quanto riguarda i ragazzi dalla terza elementare fino alla prima media, per invece la fascia superiore, seconda media in su, inizieranno a metà novembre. Quindi ci vuole ancora qualche giorno, le famiglie fanno ancora in tempo a iscriversi. Dove devono venire per iscriversi? Parrocchia. In parrocchia oppure direttamente all'oratorio, che è in via Trignina. Da te? Ecco, adesso stiamo arrivando adesso. Speriamo che lo riusciamo a inquadrare con le nostre telecamere interne alla 126. Ma che bello! E parliamo di una cosa importante. Quanto costa? Oh! Allora, già è difficile cercare di coinvolgere. Eccola qua, la sala parrocchiale. Ci fermiamo un attimo, così, un secondo solo. Ecco qui, sala parrocchiale. Siamo in via Trignina, qui a San Salvo. E questa è la sede delle attività dell'oratorio della parrocchia di San Giuseppe. Già è difficile oggi coinvolgere le persone, in modo particolare in questo periodo. Noi ci siamo limitati al costo dell'assicurazione, quindi i ragazzi che parteciperanno, qualsiasi attività faranno, anche più attività, tra l'altro anche quella sportiva, pagano soltanto 15 euro il costo dell'assicurazione. Quindi sostanzialmente è gratis, diciamo così.
praticamente tutta questa attività svolta dalla parrocchia è un'attività di supporto importante. L'obiettivo è creare un centro di aggregazione. Già siamo contenti di ciò che è avvenuto lo scorso anno. La nostra aspirazione è quella di cercare di coinvolgere persone che hanno delle necessità, che possono essere a livello scolastico, oppure necessità di socializzare, oppure di tenerli insieme, ovviamente sotto il cappello della parrocchia San Giuseppe, che è la quale ci distingue. È chiaro. E invece tu personalmente che momento della vita sei? Che cosa fai nella vita? Guarda, io mi ricordo un Graziano Artese impegnato in politica. Certo. La politica non è più fra i tuoi interessi, o no? Allora, guardo con attenzione quello che oggi sono è la politica della mia città, insomma, le scelte. Ovviamente io ho fatto la mia scelta, quella di dare 7-8 anni come contributo, dopodiché si fa altro. Non è all'ordine del giorno non è all'ordine del giorno l'impegno politico. Invece ho scoperto, perché ci partecipo anche io con piacere, con interesse ai tuoi corsi, ho scoperto che ti stai occupando da un po' di anni a questa parte di programmazione neurolinguistica. Sì, la cosa sono partiti i corsi. Sì, guarda, proprio questo periodo qui abbiamo lanciato una nuova idea, che è proprio la PNL low cost, cioè la possibilità di arrivare a tutti con un corso. Perché di solito la PNL obiettivamente è un po' costosetta. Certo, è settoriale. Dando la possibilità a tutti di partecipare con 85 euro a un corso di 9 incontri, dove si parla come migliorare la propria vita, come interagire con le persone, come migliorare le proprie relazioni. Se tu dovessi dare una definizione per far capire magari a chi non ha ben chiaro che cos'è la PNL, cosa diresti? Guarda, in due parole è confrontarsi con gli altri che hanno fatto delle scelte che per loro sono vincenti. E quindi cercare di imitarle. Perché se quello che ha funzionato, se la scelta sua è poi vincente. Per quello che è possibile. Sì. Ma del resto si parla di relazioni, si parla di affettività, si parla di rapporto con le famiglie, i figli, e si parla con rapporto con se stesso, che oggi è un argomento un po' non all'ordine del giorno per tutti. Beh, spesso non ci fermiamo a riflettere del rapporto innanzitutto che abbiamo con noi stessi prima di avere rapporto con un po' la vita frenetica, un po' a volte delle scelte che si rinviano da molto tempo, a volte un po' questo mondo che cambia intorno a noi, che ci porta un pochettino a nuovi schemi ai quali facciamo difficoltà ad aggiornarci. Tutto questo con un corso può aiutare, ma noi diciamo sempre è uno stimolo, è un qualcosa in più. Certo. Poi siamo noi che dobbiamo fare le scelte davanti ogni volta che ci viene data l'opportunità. Certo. Dove si svolgono i corsi? I corsi li abbiamo indicati in tre città, da qui la più vicina è Vasto, il martedì, orari molto differenti, dal 18.30 al 20.30, addirittura un corso dal 22.30 molto seguito, e poi a Termoli a Lanciano. Ok. C'è ancora la possibilità di iscriversi? Siamo caduti, Graziano, siamo caduti per la prima volta io e te. Ok, lo teniamo un attimo così, è bello della diretta. Aspetta un secondo, tanto eravamo arrivati, ok. Adesso no, dicevo, mi chiedevo se ci fosse ancora la possibilità di iscriversi al corso. La scadenza, l'ultima data per entrare è martedì prossimo, 29 ottobre, dove chiunque può partecipare, basta venire al centro Gulliver. Al centro Gulliver, basta fare l'iscrizione. Va bene, anche perché siamo infortunati, devo concludere la nostra intervista. È sempre un piacere parlare con te. Mi dispiace che ti sia capitato, giusto? Sarà fortunata in modo particolare, ricordate, in modo particolare per questo tipo di piccolo qui pro quo. Alla prossima, volevo ringraziarti e farti i complimenti per questa nuova scelta editoriale di partecipativa. Ci stiamo investendo molto. Che è una delle novità importanti nel panorama oggi dei giornali online, che porterà
.net, senza la .net, il CittàNet, ad essere tra i primi. Io ti ringrazio tanto dell'augurio, ce la stiamo mettendo tutta per fare un giornale partecipativo e per rispondere alle esigenze di cambiamento e per rappresentare un po' l'intera città, l'intero territorio con tutte le sue sfaccettature. Come qualche volta mi hai detto anche tu, bisogna avere tante antenne per intercettare tante persone e tanti come dire, stakeholder, associazioni, enti, e quindi è necessario che tutte queste persone partecipino attivamente al giornale e non siano soltanto dei giornalisti professionisti che raccontino la città. Grazie. Grazie.